up on my shoulders. Tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet. Benvenuti e a tutti i nostri amici del Barbe Show. Questo è il Barbe Show, siamo all'interno del Barbe, all'interno del locale del mio carissimo Matteo qui a Potenza in Piazza Dante. Oggi come ospite della sesta puntata abbiamo il nostro Gianni, che stiamo aspettando che arrivi. Quindi ricordiamo sempre gli appuntamenti fine settimana che prossimamente ci saranno, arriverà il carnevale, quindi nuovi appuntamenti per il carnevale del 2019 qui a Pontebba. Ecco, vedo da lontano arrivare Gianni. Ciao Flex, buongiorno. Buongiorno Gianni, vieni qua, vieni qua. Ecco il messaggio, lo slogan di oggi, che si parla, oggi parliamo del analfabetismo alimentare. Buongiorno Gianni, ben arrivato, grazie. Ciao, di essere qui, presente al nostro Barbe Show. Lui è Gianni Della Sacca. Certamente, io sono Gianni Della Sacca, tanti mi conoscono come Gianni o come Mescal, tanti nomi possibili e immaginabili. Chef di cucina con una grande passione. Oltre che cucinare, voglio anche spiegare alla gente, alle persone, sia da piccoli che da ragazzi, crescendo con l'età, diventando anziani, cosa vuol dire mangiare. Mangiare per me è una forma molto importante di vita. Mangiare significa anche una condizione fisica, vuol dire anche tantissime cose. Se vuoi mangiare bene, il tuo corpo ti dirà grazie. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo avuto un recesso di questa forma molto antica, molto bella, che è l'alimentazione, anche dovuta allo stress, anche dovuta alle condizioni economiche. Per quello dico sempre, mangiare è come andare a scuola. Se non vai a scuola, se non ti informi, se non leggi, se non ti applichi, il tuo corpo praticamente ne risente col passare degli anni. Quindi c'è il rischio di, oltre negli anni, di obesità, di rischi cardiovascolari, di malattie. E la cosa che tanta gente non si preoccupa, praticamente, della tua condizione psico, fisica, mentale e motoria. Vabbè, anche le scuole di oggi non purtroppo viviamo in una società dove tutto deve essere veloce, dove non ci soffermiamo a leggere cosa c'è scritto sopra i pacchi delle robe che mangiamo. Ci basta una bella fotografia, ci basta magari una pubblicità che vediamo in televisione, non curanti, e ci riempiamo il corpo, scusate il termine, di puttanate. Schifezze chimiche. È come se c'è un bellissimo libro, come se vai a scuola, la professoressa, la maestra ti dice, leggi, impara che per un domani, un futuro ti servirà, tu te ne sbatti, prendi la confezione, forno a microonde o forno normale di casa, in 4 minuti hai il mangiare. Ormai troviamo di tutto nei ristoranti e anche nei centri commerciali, nei negozi, dalla cucina italiana, mediterranea, turca, francese, alla famosa cucina dove senti moltissimo parlare del sushi o della cucina del Medio Oriente. Però voglio soltanto dirvi una cosa, è inutile investire 5 euro per mangiare schifezze. Quando vai in un negozio, anche se spendi 8 o 10 euro per tornare allo stesso piatto che ti propone il supermercato, hai una cosa naturale, genuina, che ti fa bene. Per quello analfabetismo alimentare. Che non voglio dire che tutte le persone sono stupide, voglio semplicemente dire che le persone non investono il giusto tempo per mangiare qualcosa che fa veramente bene al corpo. Bene, Gian, tu hai girato l'Europa, il mondo. Guarda, sono state in tantissime terre, dai paesi freddi della Russia a tutta l'Europa, all'America Latina. E lì a una certa età mi sono reso conto di quanto è semplice mangiare bene, semplicemente con i prodotti che ci vengono donati, regalati dalla natura. Poi dici dove sei stato?
ho iniziato qua in Italia, mi sono reso conto che già negli anni 80-90 incominciavo a prendere sempre più piede questa parola americana che tutti definiscono fast food. Ed è una cosa veramente che fa male. Ragazzi, non andate al McDonald's, e qua mi potete anche citare, non andate al McDonald's, andate in macelleria, compratevi la carne, andate dal panettiere, compratevi il panino, perdete 20 minuti, fatevelo a casa. E questo qua è un messaggio anche per le mamme: i vostri bambini stanno crescendo male, si dilatano, gli zuccheri, le saccarine, tutte le cose che non fanno bene alla salute, che ci sono in queste pietanze, che di sapore possono essere anche fantastiche, però ci sono certe sostanze dentro che non fanno bene, ricordatevelo. Anche perché la catena del McDonald's, parlare male del McDonald's, è una catena americana, in America. Infatti, i risultati, le statistiche dicono che l'obesità in America ovvero, ma non è soltanto nel McDonald's o negli hamburger, semplicemente anche con i gelati, semplicemente con gli yogurt, semplicemente tutta quella massa di prodotti di lunga conservazione, a lunga conservazione, che non è possibile che io compro un prodotto, lo mantengo 6 mesi in freezer, dopo lo scarto, lo preparo e il prodotto è come lì appena fatto. Cioè, poniamoci delle domande: perché vengono fatte queste cose? Perché proprio è la vita attuale e moderna che ci impone a vivere così. Quindi tu, Gianni, nel tuo mondo, cioè nella tua cucina, tu usi prodotti naturali? Io ho sempre cercato di usare prodotti naturali il più possibile. Ce ne abbiamo tantissimi in Italia, in Friuli, soprattutto qua nelle nostre zone, e dobbiamo abituarci a usare prodotti stagione per stagione. Ok. L'argomento di oggi è proprio la parola che è analfabetismo alimentare. Chi è l'analfabeta? L'analfabeta, praticamente... Cioè, da dove è nato questo titolo? Analfabetismo alimentare. Ho visto sulla web, è pieno di tanti analfabetismi, sia alimentare, culturale, strutturale. Da praticamente, cosa nasce l'analfabetismo? Analfabetismo non nasce per offendere persone, nasce soltanto per identificare un nucleo di persone le quali, senza interesse o senza valore per se stessi o per le persone che gli stanno vicino o per la società, sono disinteressate nell'alimentazione. E vorrei fargli capire veramente che 5 minuti al giorno, pensando a cosa vuoi mangiare, pensando a cosa ti serve quello che mangi, ti possono fare tanto bene in tutto l'arco della giornata. Incominciamo con la colazione, con il pranzo, con la pausa del pomeriggio. Quando ero piccolino, la mia nonna alle 16:30-17 mi preparava un pezzo di pane col burro e la marmellata e io stavo benissimo. Al mattino non serve andare nel bar, bersi uno o due espressi, fumarsi 4 sigarette, perché non fa bene. Ci dovremmo prendere quei 20 minuti a casa, una bella tazza di latte caldo, anche del pane secco imbevuto nel latte, o un tè, o un po' di frutta. Ah, la frutta non spremetela per piacere, non pensate che prendendo le arance spremerle vi faccia bene. Le prendete, le spelate e le mangiate. Perché praticamente le vitamine C vengono espulse dall'arancia spremendolo, perché tu, compiendo l'azione, riduci, fai in maniera che la vitamina C si sciolga e che resta dentro alla buccia dell'arancio. Quindi vuol dire ai nostri ascoltatori che le centrifughe non sono... Le centrifughe non sono per niente adatte, perché tutto quello che voi mettete nel centrifugatore vi manda indietro da una parte, dall'altra parte buccia e polpa dello speller. Lasciate stare, mangiate tanta verdura messa, tanta verdura cotta, lavatela prima, ma per piacere lasciate stare centrifughe e tutte quelle cose lì. Tu consigli qualcosa anche ai nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando? Guarda, il consiglio che dico io flex a tutti è sempre quello: compriamo genuino, compriamo nei nostri negozi, compriamo roba veramente che ci fa bene alla salute, anche se dopo investite un paio di euro in più, ma lo fate per voi stessi, lo fate per la salute. Adesso, visto che siamo sempre sull'argomento dell'analfabetismo, parlando con i media, la TV ha rovinato. Oh, guarda,
Da quando esistono questi programmi, e ne ho visti tanti, ne ho visti in Italia, in Austria, in Francia, in Brasile, in Inghilterra, anche nei paesi arabi, credetemi, non guardate, non pensate che tutti quelli che vanno lì lo fanno perché sanno cucinare o perché pensano di essere arrivati, sì, non essendo ancora partiti. Vi faccio un esempio stupido. Un ragazzo che ha 18 anni compra la prima macchina, un giorno si trova a 40 anni che ne avrà provate magari 15, 20, 25 di macchine, pensa di essere un pilota, non potrà mai andare a gareggiare in Formula 1. La stessa cosa, l'avvocato, il ginecologo, il dottore, il banchiere o semplicemente una persona che conduce una vita normale non può pretendere di guardare questi programmi, come si chiamano, e pensare di essere nato, di essere arrivato, di essere chef di cucina, di cucinare per 5-10 persone. Può pensarlo di fare, ma il mio lavoro, il nostro lavoro, quando lo fai con passione, con cuore, è tutta un'altra cosa. Potete guardarli, potete riderci sopra. Beh, su web ci sono tanti tutorial di tante mamme, anche uomini che direttamente da casa compongono gli atti, anche i piatti della nonna, gli atti... Giustamente, ti do ragione. Il 90% lo fanno soltanto per ricevere i like, i mi piace, o vengono sponsorizzati in maniera indiretta da catene alimentari, da negozi, i quali, fateci caso, propongono sempre gli stessi prodotti, la stessa pasta, lo stesso latte, la stessa carne, che vengono prodotti da catene alimentari. Sì, tutto nasce da... Tutto nasce da come, ultimamente, sul mondo web, come posso fare i soldi, non sudando, non sporcandomi le mani, inculcando nella testa della gente ogni tanto anche notizie che non sono vere. Sì, adesso anche sul mondo del web è pieno di must, di tante corsi aggiornati. Io vi dico semplicemente una cosa, il master migliore lo fai vivendo, facendo le tue esperienze positive o negative. Ti dico la verità, anch'io quando ho iniziato a fare questo lavoro sono stato maltrattato veramente. Però adesso, valutando, analizzando la mia vita, ascoltando quello che sento in giro, anche parlando con colleghi, semplicemente sedendomi in un bar, in un ristorante, sento discorsi assurdi che ogni tanto dovrei alzare e chiedere gli autografi a queste persone. Perché sono cose veramente... Io ho sentito pochi giorni fa parlare due ragazzini di 19 anni che stavano studiando in una scuola, che già pensavano di aprire proprio le proprie scuole di catering. Cioè, non avendo alma, ma soltanto basandosi di quello che sentono sul web. Lasciamo fare il lavoro a chi è nato per un determinato lavoro. Quindi è un messaggio... È molto diretto questo. È un messaggio diretto. È molto molto diretto, sono una persona molto diretta. Quindi tu alla fine già ti fai chiamare il maestro della cucina, giusto? Maestro non perché voglio insegnare. Praticamente mi metto sul palco e predico la mia scienza, la mia dottrina. Maestro perché? Se qualcuno vuole parlare con me, incontrarmi o chiedermi delle opinioni o soltanto sapere il perché e per come, può farlo. Dopo sta a te valutare, ascoltare, seguire, accettare e mettere in pratica quello che io ti dico. Da quanti anni è che sei nel mondo della cucina? Nel mondo della cucina possiamo dire che sono dal 1985. Quest'anno sono 34 anni che svolgo questo lavoro. Sì. E ne sono veramente fiero. Hai mai pensato di scrivere qualche blog, anche un libro? C'ho tanti capitoli aperti, c'ho tanti pezzi di carta scritti a mano, anche magari la sera quando non riesco a dormire o sento certi discorsi, dopo la sera nel letto, analizzi, vengo preso da pazzie o se no da attimi di rabbia e vorrei veramente scrivere qualcosa. La mia paura è che dopo potrei essere... Dedicato? No, potrei, guarda, o avere un... Un'immagine feedback. Diversa, pure. No, di quello lì non mi faccio nessun problema, Flex, credimi, io però sono così, sono nudo e crudo come sono io, come mi vedo. Oggi come oggi, scrivo un libro, anzi anche un blog su internet. Non mi dà nessun problema. Gli utenti del web sono abbastanza... E lì torniamo ci sono i due schieramenti, il sì e il no. Tu sei convinto della tua idea? Libero. Quell'altro ne è un altro, liberissimo.
io ti faccio vedere come la realtà. Ogni tanto entrare nella verità delle persone vuol dire mettere ansia, vuol dire mettere paura, vuol dire cambiarli, sì, il punto di vista, la maniera di pensare. Ti puoi sentire offeso dopo, ti puoi sentire gratificato. Sempre, quello ho sempre detto, ognuno deve vivere nella propria ignoranza, però la tua ignoranza vivetela da solo. Io la penso praticamente. Visto che sei il, tra virgolette, diciamo, maestro della cucina, giusto? Dimmi. Hai un piatto preferito? I miei piatti preferiti sono quelli molto più semplici. Non dico di no a un piatto di spaghetti agli olio, a una fettina di carne fatta alla griglia, a delle verdure cotte, lesse, a un bel branzino, un'orata, una trota. Nei nostri fiumi sono pieni. Di trota, sì. A dei gnocchi fatti in casa, a dei ravioli fatti in casa, a una bella ricotta di malga, a un salame, a un prosciutto. Ah, quindi per i nostri ascoltatori possiamo anche elencare nei prossimi giorni una piccola ricetta inserita nel barbecue show? Certamente. Sicuramente i nostri ascoltatori a casa si possono sbizzarrire. Sì. Dopo sai, ma è sempre la stessa cosa. Io ti posso dire la ricetta adesso. Non voglio specificare né dosi, né quantità, né tipo di cottura. Sì, sai, ogni piccolo cuoco ha le sue ricette, sono dei piccoli segreti. Alla fine praticamente quello che conta è il risultato sul piatto, anche se non c'è una guarnizione galattica, ma il sapore, ricordatevi, il sapore è quello che resta. Il sapore, quando dopo vai a casa nel ristorante, quando esci, ti metti in macchina, fai le scale per salire a casa e pensi, ah, c'è ancora quel sapore in bocca. Il giorno dopo ti alzi, hai passato una serata tranquilla, senza aver bevuto litri d'acqua, senza aver avuto bruciore di stomaco. Quelle lì sono le cose che veramente contano, che ti restano, come può essere una tipica, una zucca, un secondo, un dolce. Ti deve rimanere sempre impressa nella mente, nello stomaco, nel palato, il sapore, i colori, i profumi, gli odori, se possono le cose principali. Bom, voglio ritornare sul discorso per quanto riguarda l'analfabetismo alimentare. Tu a casa, cioè, non ti dà a volte quella rabbia dentro di te quando vedi il chef, visto che tu mi stai parlando che il mondo della TV... Allora, ti dico una cosa, ho tanti amici, anche conoscenti, anche chef stellati, che hanno deciso di intraprendere questa carriera. Ti dico semplicemente perché. Nel mondo non è per parlare male di loro, ma... No, è un discorso che adesso include la massa. Praticamente, se io devo stare 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana in cucina, con tutti i problemi che mi pone il ristorante, con tutti i costi che ho, e la maniera molto semplice, barazzina, quella di guadagnare i soldi, fare televisione, faccio dei video, praticamente io in un'ora di intervista o in un'ora e mezza di show ho gli stessi guadagni che stando un mese in cucina a lavorare. Cosa preferiresti tu? Farti, scusate il termine, il culo per 28 giorni per 15 ore al giorno o lavorare semplicemente 3 ore al giorno? Sicuramente lavoro per 3 ore al giorno. Hai capito? Chiunque penso. Hai capito? E lì, quando sei lì, devi pensare semplicemente una cosa: cosa chiede, cosa vuole la massa? Perché praticamente... Beh, i grandi chef che sono arrivati adesso sul podio, che si vedono anche nel mondo... I grandi chef che sono arrivati adesso anche sul podio, penso che hanno fatto la loro gavetta. Hanno avuto anche loro i loro problemi economici, familiari, finanziari. Per quello ti ripeto, è meglio andare lì, fare un po' di show, sapendosi vendere, ma molto bene, e dopo senza fare più niente per tutto il resto della tua vita. Perché semplicemente, senza fare nomi e cognomi, uno chef che si permette, dopo 3 stelle Michelin, di fare pubblicità a delle cucine o a dei bagni o semplicemente a una patatina, a lui praticamente è il messaggio che vuole lanciare alla gente: usatela, perché la uso anch'io, o usatela, come dice questo personaggio. Alla fine dei conti, da che parte ti arrivano i soldi? Praticamente uguale. Lì stiamo parlando di un mondo... E tutto questo è tutto pubblicità, tutto spot pubblicitari, ed è quello che purtroppo la gente vuole vedere, pretende, dopo tutte le notizie negative che ti capitano in una giornata con la famiglia, con la moglie, con i figli, al lavoro, lo stress, sei in macchina, le code, le colonne, gli affitti, la luce, come faccio, come pago, arrivi a casa, cos'è la prima cosa che fai? Liberarti la mente.
praticamente cerchi un programma televisivo o una pubblicità dove non devi pensare, dove dopo un'ora, un'ora e mezza c'è quella libertà mentale, però dopo i tuoi problemi restano sempre quelli. Eh sì, hai nettamente ragione Gianni. Vuol dire qualcos'altro per quanto riguarda il nostro... Guarda, adesso di oggi... Flex, analfabetismo non intendo soltanto i miei colleghi, le persone che pensano di essere scesi in cucina o cuochi o baristi o barman, intendo anche le persone che pensano che sia facile la gestione di un locale, non sapendo quali sono i problemi secondari, che un po' alla volta invece di secondari diventano anche primari. Avere un locale non vuol dire soltanto avere un locale, tiri sulla saracinesca, entri dentro e prendi tutto a posto. Vuol dire pulizia, vuol dire fare ordini, sì, vuol dire comprare, vuol dire essere anche psicologi, perché ogni cliente che entra dentro ha la sua storia, ha i suoi problemi, deve parlare, deve comunicare, gli piace questa musica, non gli piace questa musica, e dopo ci sono anche i gusti, tu hai i tuoi gusti, io ho i miei, è per fortuna che siamo così. Sì. Buono, io sono un amante per quanto riguarda la restrizione di locali, anche il colore fa la sua parte. Certamente. Colore, il tipo di... Ti può infastidire, ti può dare serenità, ti può buttare anche in depressione. Anche la luce. La musica, i suppellettili, le cose che appendi alle pareti. Cioè, non voglio dire che ogni tanto entro in certi locali, in certi bar, che mi sembra di essere in un bazar turco, non sai dove muoverti. Sì. In certi posti veramente ti senti nudo. Ci sono ragazzi che studiano, c'è proprio una materia che studiano queste per quanto riguarda... l'impostazione di creare sono anche delle piccole rivoluzioni mentali se non sei predisposto. Io non voglio dire che ti devi prendere ogni fine settimana andare a Milano, andare a Roma, andare a Parigi, Londra, Bruxelles. Ci sono determinati posti dove veramente la clientela, il locale viene creato sulla fascia di clienti che vuoi avere. Anche sul tema. Lo io visto non ti andrà mai in un locale dove vedi rockstari o non andrà mai a mangiare in una provincia. Certo. La gente deve capire che deve anche uscire, deve sperimentare, deve vedere, deve fare le sue buone e le sue cattive esperienze, però deve essere in grado di valutare, non di dire prima, a priori, no, là non vado, cioè spiegami perché là non vai, oppure spiegami perché non vuoi assaggiare quel piatto, perché ce l'hai inculcato già nella testa, nella memoria, no, quello non si mangia, no. Perché una persona ottusa per se stesso è ottusa anche in tutto. Questo è veramente, ti do ragione Gianni. E leggendo in questi giorni su internet, cioè tu e noi gli stiamo dando la colpa, non è che gli stiamo proprio dando colpa ai locali, ai gestori, cose, ma leggendo su internet c'era una scrittrice che ha scritto un libro su internet che parlava anche per quanto riguarda le fabbriche, le produzioni, che la colpa è anche di loro. Certamente. Che usano materiale. Io sono avanti e ho una causa aperta con una grandissima fabbrica italiana che ha prodotto un alimento che è stato lanciato sul mercato, proprio siamo in mano ad avvocati, perché hanno usato una vecchia maniera di conservazione che era stata vietata già negli anni 60 in America, che purtroppo produceva il cancro ai bambini. Dopo diversi scontri, io ho vinto la causa e mi hanno pregato in una maniera non tanto ortodossa di non farlo sapere in giro. Figurati, a me. No, insisto, anche se mi costa dei bei soldini andare tramite avvocati o altre cose, io vado avanti per la mia strada, perché tu non puoi vendere un prodotto che già negli anni 60-70 è stato vietato in America, anche con i problemi che hanno adesso, con la Monsanto, che è una piovra veramente che vi fa male, state attenti. Praticamente mi hanno pregato di stare zitto, ma se stai zitto tu, fai diventare sordi gli altri. Questo è un problema. Hai capito? Per quello lottate. Secondo il mio parere è sbagliato. Oggi come oggi dico ci sono varie industrie di produzioni che non hanno le spalle appoggiate, vanno in fallimento. Cioè, tutto riguarda il discorso di prima, è sempre una questione di business, di soldi. E di poco tempo, di poca informazione e di poca cultura. Perché qui sul nostro territorio in Friuli abbiamo tante. Abbiamo tante. Tante cose, tante, ma purtroppo non sono sponsorizzate oltre la regione, quindi. E ti faccio un piccolo esempio. È brutto, sbagliato così.
Da bambino mia nonna mi sbatteva tre uova con lo zucchero, per me era la colazione dei campioni. Adesso le mamme o i padri o i bambini stessi, quando hanno 5 euro in tasca, vanno al supermercato, si comprano brioche o altri prodotti che in quel momento ti danno la saturazione, però dopo, un po' alla volta, ti rubano dal corpo fibre, sostanze, ci sono tanti di quelle puttanate che le fanno male. E io ricordo da piccolo, da ragazzino, che mio nonno accompagnava a scuola, faceva il classico panino con la mortadella, con la salame, con la salame e la mortadella. Oggi invece in classico ragazzino siamo andati alla paletta del Cenca, che non serve niente. Cioè, tu dimmi, 89 centesimi paletta energetica, anche per gli sportivi, la prendi, sì, ti dà quella carica, quei 15 minuti, ma è dovuta cosa? A saccarine. A prodotti chimici fatti in laboratorio, come adesso non vorrei dire una cosa molto brutta, gli oli al tartufo oppure con i sapori particolari, vengono prodotti dalle stesse ditte che producono i profumi. Praticamente loro ti inculcano, ti fanno la fragranza che è cibo. Lo so che tutti non hanno i 100 euro per i tartufi o altre determinate cose, ma prima di comprare una cosa, informatevi, leggete. Abbiamo tutti internet, abbiamo i telefonini, abbiamo le app. Perdiamo quei 20 minuti per guardare cosa contiene, mi fa bene, mi fa male, quanto costa, rapporto, qualità e prezzo. Perdiamoci veramente quel tempo, credimi. Direi che dopo un domani, grazie a quei 10 minuti che avete investito. Sì, è stato questo il messaggio, ma già adesso hanno lungamente, quindi siamo quasi alla fine della sesta puntata di oggi del Babbe Show. Comunque se qualcuno vuole avere informazioni, chiedermi, sì, rivolgersi a Flex sul gruppo, non c'è nessun problema. Sul gruppo, quindi sono sempre a disposizione. Mi contatteremo anche presto, quindi se volete anche venire ospite qui qualche persona che fa parte del mondo della cucina, ma anche qualche mamma che ha i bambini piccoli o semplicemente nei mesi caldi o freddi quando sono ammalati, perché anche con le piante, con i prodotti che ci offre anche la montagna si possono fare tantissime cose senza andare in farmacia, comprare, cioè credete comunque che è tutto collegato, tutto una catena, anche perché cioè io faccio sempre riferimento a me. Io quando stavo male a casa mia mamma mi veniva alle finestre. Non facevo uscire i microbi. Adesso oggi eravamo un altro, tutti chiusi, maglioni, cappello. È la cosa più sbagliata sulla Reflex. È la cosa più sbagliata. Infatti io gli dico sempre, mi chiede, mamma, che stai? Stai apri la finestra? Infatti si vede che per un po' di ragazze che si diventano. Tante panini con la mortadella si vedono. No, guarda, non sta preoccupato. Quelli lì. Buono Gianni, tu oggi cosa fai? Cioè, questi. Tu lavori in qualche ditta, lavori per te stesso, hai un'azienda, se lo vuoi svelare ai nostri ascoltatori. Penso che la curiosità sia una cosa molto normale. Ti vedrò prossimamente in qualche libreria, qualche giornale. Prossimamente sentirai molto presto parlare di me. Certamente. Mi auguro nel bene. Sì, non preoccupatevi di questa cosa. Comunque per domande, come ho detto, non sono la persona alla quale piace raccontare di sé, di quello che fa, sono molto riservato in questa cosa, nel mio campo, nel mio piccolo campo. Oggi con l'intervista di oggi Gianni, cioè, da quello che vedo in te, perché non ti fai un blog personale? Così anche le persone dall'altra parte ti domandano, visto che tu. È una cosa che da tempo. Sei una persona abbastanza. Vedo che sei una persona abbastanza vasta. È una cosa che da tempo volevo fare. È in programma anche quello, con dei professionisti seri del Friuli, di Udine, con dei dietologhi, con degli sportivi. E volevo veramente insegnare alla gente che alimentazione, movimento rende veramente il corpo libero. Vabbè, naturalmente tu anche consigli un buon spot. Certamente. Qua su abbiamo le montagne, abbiamo delle passeggiate stupende, abbiamo tantissime cose. Ma tutta l'Italia è stupenda. Vogliamo parlare sempre del nostro territorio del Friuli. Ma visto che siamo qua, è inutile che io prendo, vado in Veneto o in Trentino a fare delle camminate o all'estero. Facciamo tanti sbagli. Viviamo italiano.
Infatti, diamo un po' di produzione ai nostri anche locali, ai nostri ristoranti e tutto. Non è un messaggio discriminato per quanto riguarda l'Europa. Flex, è la stessa cosa, poi giorni fa ero con amici. Ah, abbiamo preso la macchina, siamo andati fino a Bassa Fiurana, abbiamo mangiato, sai, però le porzioni, quello non sono stato bene, anche quei 150 km andare, tornare, la macchina, la benzina, il tempo, che vestito mi compro? Sì, sì. Ragazzi, fate 5 km o 10, siete qua, siete serviti, riveriti e credetemi, avete fatto la scelta migliore. Vuol dire altro Gianni, perché siamo proprio alla fine della sesta puntata. Guarda, quello che dovevo dire l'ho detto, mi è stato pregato di stare attento ai termini, allo slang, al linguaggio. Penso di non aver detto parolacce, penso di aver inculcato o trasmesso delle informazioni che dopo sta soltanto alla gente come le interpreta. Cioè io posso essere il bastone che ti accompagna lungo il tragitto, quando vedo che stai bene il bastone cade e prosegue il tuo viaggio da solo. Sono pronto, sono qua, lo dico, lo ammetto. Avete domande? Volete sapere qualcosa? Fatelo. Bene, io voglio sempre ringraziare a Matteo che è qui anche. Matteo, poi... No? Sempre impegnate, ragazzi. Eccomi. Ciao a tutti. Ecco. Noi facciamo le dirette sempre nel momento... quello della giornata. Sì. Prima c'era il postino, poi arriva il signore che deve informazioni per quanto riguarda il tramollo, perché noi insomma abbiamo anche il tramollo. 5-6 curiosi del paese che adesso stanno già pensando. Chi è curioso anche che sono io pure, che tanta gente è curiosa adesso, ovviamente. Sto notando pure. Quindi, buon dai, qui Matteo e lui. Seria o stupida, una domanda o facendo la spa, l'importante è parlarne o bene o male. Se nessuno parla, dialoga,
ti dà, ma anche una critica, noi siamo certamente, le critiche servono per il miglioramento, ragazzi, se siamo le cose più importanti quelle. Guarda, è 20 anni che faccio radio, 20 anni che sto in questo mondo della musica. Certo. Ne ho sentite di critiche e di tutto. E mi danno la forza di andare, perché le critiche sono costruttive. Ma sono costruttive, ma ti danno la forza di più di andare avanti, di fare novità e cose. Il bello delle critiche, sai? La gente pensa all'incontrare di quello che tu volevi dirgli e tu ti rendi conto dopo a caso in momenti di tranquillità. C'è gente che veramente ti ha ascoltato, che ha analizzato tutte le parole che ho detto. Proprio sono cose veramente molto molto positive. Io le adoro le critiche, forse dopo mi arriva di uno e mi dice senti, che io lo faccio così, senti la tua critica, vieni nel tuo mondo. Anche noi quando abbiamo aperto questo format abbiamo avuto delle critiche, abbiamo avuto messaggi che mi sono arrivati in privato, che erano messaggi del tutto, ma erano messaggi riguardanti il padre. Guarda, ritorniamo alla parola, all'alfabetismo. Sì, sì, in tutti i campi, in tutte le cose. Come ti dicevo prima io. Cioè. Non basta saper scrivere, parlare e leggere bene, devi anche saper usare determinate parole, la penna o la tastiera del computer. C'è anche persino l'analfabetismo strutturale. Ho letto su internet. Cioè una parola abbastanza vasta. Sì, perfetto. Credimi, è una cosa che. Che le maestre, maestre dalla scuola bene ragazzi, dai, adesso siamo passati un po' alle chiacchiere. Sì, ok. Le chiacchiere del bar, le chiacchiere del bar, sì. Vi auguro a tutti che chiacchiere, anche il vecchio nome dei famosi crostoli che adesso prendono a cavale all'antica ricetta giù da me in Sicilia si chiamano i chiacchiere. Praticamente le chiacchiere delle monache, perché le monache parlavano troppo, facevano i crostoli, come li chiamiamo da noi, e la parola è nata lì. Quindi, avete visto? Il buon Gianni, cioè il buon maestro Gianni, basta venire qua. Il buon si vede dal mattino. Ma sono pronto per andare a poco. Bene, incomincia a fare qualcosa di positivo, visto che sono servita a qualcosa. Sì, no, a parte devo smaltire un po' la mortadella del nonno che mi dava alle scuole elementari, comunque, che mi rimasta ancora. Buon, dai, allora, vi auguro a tutti una buon fine settimana. Vi diamo appuntamento sempre alla prossima puntata. Un ringraziamento a Matteo, che sempre ci ospita qui. Gentilissimo. Del Barbe, il Barbe è un bar come in piazza al centro di Potenza, provincia di Udine. Siamo proprio a un valle del Pramona, ai piedi della montagna. Quindi chi va a sciare si può fermare, uno snack, prodotti veramente buoni. Sicuramente fantastici. Ci vedete spesso. Quindi io sono sempre qui, la mia seconda casa. Io ho chiesto asilo politico qua dentro, pensate a voi. Quindi vi auguro a tutti una buona fine settimana, ci sentiamo, anzi ci vediamo anche per il prossimo appuntamento. Ricordo sempre di condividere il video, sarà caricato non solo sulle pagine di Facebook e sui gruppi, ma anche sul canale di YouTube. Quindi grazie ancora a tutti, ciao a tutti. Vuoi dire qualcos'altro? Riflettete. Quando vanno a fare in tutte le cose, riflettete, se vi volete bene riflettete, prendetevi quei 10 minuti, credetemi. Va bene, ok, grazie Gianni ancora, ciao a tutti, ciao!